Scopo di questa iniziativa, che appunto è promossa dai soci Coop, ma anche il sostegno e il patrocinio del Comune di San Giovanni e della Consulta Giovanile, che ne è un'espressione. Si tratta in effetti di qualcosa di innovativo, sia nei contenuti ma anche nelle forme. Nei contenuti perché, diciamo in modo sincero, si cerca di dare degli sguardi dei punti di vista su come soprattutto i giovani vivono oggi i sentimenti, le loro emozioni e le loro relazioni. E questo lo facciamo attraverso soprattutto lo sguardo e l'esperienza dei giovani che verranno al tavolo come esperti. Quindi questo lo trovo abbastanza innovativo e soprattutto molto aderente al reale. È anche uno spunto di riflessione per tutti perché siamo circondati da relazioni e diciamo che esercitare i sentimenti, sentirli e metterli in gioco nelle relazioni che fanno parte della nostra quotidianità è una cosa che può sicuramente portare a buoni benefici ed effetti ed è questo l'intento del mio intervento. Riflettere e portare a una maggiore consapevolezza dei propri sentimenti. Abbiamo la consulta dei giovani psicologi, dei giovani educatori, abbiamo Pronto Donna che ci dà una visione su questa problematica. Fra il primo incontro e il secondo incontro ci sarà la formazione di gruppi di lavoro che rielaboreranno quanto esposto nel primo tavolo. Nel secondo e ultimo tavolo ci sarà il coordinamento del professor Salerno, del dottor Salerno, che è un esperto della nostra ASL che si occupa di problematiche dell'adolescenza e dei giovani, che appunto esaminerà, commenterà, presenterà i risultati dei gruppi spontanei che si saranno creati.